Fuori pericolo di vita, il bimbo di 4 anni precipitato dal terzo piano di una palazzina di Via del Trionfo nel quartiere di Seione. Un volo di circa 10 metri, un terribile incidente che ha lasciato col fiato sospeso la comunità aretina. È una famiglia deliziosa. Io credo che persone educate così non se ne trovano troppo. E anche il babbo del bambino era troppo, troppo bravo. Sono bravi, non era, sono bravi. Dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove il piccolo era stato ritrasportato in codice rosso, adesso aggiornamenti confortanti. Il bimbo, ricoverato in rianimazione, è stabile e non si teme più per la sua vita. L'incidente nella tarda mattinata di lunedì attorno alle 13. Il bambino, nato ad Arezzo, figlio di una coppia straniera, si trovava in casa con la madre che stava allattando il fratellino ed alcuni zii. Si sarebbe trattato di una fatalità. Il piccolo stava giocando quando si sarebbe arrampicato su un divano accanto alla finestra aperta, poi si sarebbe sporto precipitando nel vuoto per diversi metri. Sul posto, oltre ai sanitari dell'emergenza urgenza, era intervenuta anche la polizia di Stato e la scientifica che aveva eseguito i rilievi. Sono in corso indagini per far piena luce sulla vicenda.